Premiocamera è indubbiamente un caposaldo dell'estate rivarolese e dei percorsi culturali che questa comunità ha deciso di darsi. Con cadenza annuale ripropone un'occasione di socialità e di fare comunità insieme, non solo per la gente del paese, ma anche per le persone che da vari paesi attorno, da varie comunità, accorrono sempre numerosi per rendere memoria e rendere onore al grande musicista Gorni Kramer. Rivarolo in questa occasione, come tutti gli anni, mette a disposizione il suo salotto migliore, che è la piazza. È indubbiamente una serata particolare questo 27 luglio 2018. Avremo grandi stelle sul palco e in particolare avremo l'amico di sempre, Soana, un trombettista storico che ha portato il nome di Rivarolo in giro per il mondo, così come anche il maestro Gorni Kramer, che chiaramente di questa sera facciamo memoria. Il premio Kramer è un'occasione per riconoscere i grandi talenti musicali nell'ambito del jazz che, ispirandosi al grande Gorni Kramer, ancora illustrano la musica italiana e nella sua più grande eccellenza. E quindi la provincia di Mantova vede nel premio Kramer un momento, un appuntamento culturale importantissimo che interpreta questa vocazione musicale. Lo dico da amministratore provinciale e anche da presidente del conservatorio, per cui è un onore veramente che ci sia questo talento che si riconosce, che si premia, che si presenta alle persone e che coinvolge le comunità in modo così significativo. Gorni Kramer era un grandissimo musicista, un arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra di un'importanza eccezionale nel campo della musica italiana, perché è sempre riuscito a far sì che le sue canzoni, che fra l'altro hanno avuto notevolissimo successo, avessero sempre quello sfondo e quella linea jazzistica che veniva dall'America. Suonava la fisarmonica come Parker suonava il sassofono, cioè in modo jazzistico, col linguaggio jazzistico, che fra l'altro noi cerchiamo con questo premio di portare avanti, riuscendo qualche volta sì, qualche volta no, a coinvolgere il più possibile magari dei personaggi importanti nella musica jazz. È un gruppo affermato, composto dai bravissimi musicisti, tra cui il pianista, che è un pianista che ha un background, una storia jazzistica importantissima, Mario Rusca, che riceverà appunto il premio assieme a Gabriele Comeglio, che è un sassofonista più giovane di me, ma già affermato e molto conosciuto nell'ambito della composizione, dell'arrangiamento. È un musicista veramente eccezionale, davvero, e anche lui stasera riceverà il premio Kramer. Con Marco Vaggi al contrabbasso e Tony Arco alla batteria, ed io formiamo questo quintetto che stasera speriamo di riuscire a divertire tutti quanti, che c'è un bel pubblico, vedo, speriamo che vada bene.